Forse era meglio farsi sgozzare, Goblin. Risvegliati, Fenice. Massacra tutti. Che macello sta succedendo. Space Gamers, bentornati su Final Fantasy XVI. Ragazzi, continuiamo dove ci eravamo lasciati. Questi primi episodi di conoscitivi, diciamo così. Conosciamo i personaggi, conosciamo la storia iniziale, le varie rivalità fra le nazioni. Cerchiamo di non fare confusione, di non già iniziare a sparare teorie. Andiamo avanti, semplicemente. Ricordatevi solo di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace, se ovviamente questi video sono di vostro gradimento. Andiamo. Dobbiamo indagare su dei goblin che si stanno aggirando intorno al castello. Abbiamo il nostro vero primo incarico da principe, se così possiamo dire. Keep your eyes open for those goblins. The reports place them in this area. It's all swamps from here. Watch your step, my lord. And everything else. Sarà di nuovo un walking simulator. Finalmente giocheremo. Spero proprio di sì. Qua c'è qualcosa. Pozione? No, soldi. Portiamo a casa. Due sono un po' pochi, però. Già non mi ricordo niente del combattimento, raga. Bello! La finisher. Ma io sparo. Che dovrei. Credo di usare la spada se posso sparare. Facciamo così, eh. Beh, li stiamo maciullando a dovere. Yeah. Sti cessi. Confermato che ci sono i goblin, allora. E quindi dobbiamo un po' fare piazza pulita, immagino. Sembrano un po' troppo lineari fino adesso le mappe. Non ci sono strade secondarie. Mi aspettavo un po' più alla God of War, per intenderci. Però qua mi sa che abbiamo proprio qualcosa. Uè. Soldi? Infuso rafforzante. Io i consumabili nei giochi non li uso praticamente mai. Vediamo se questa sarà l'eccezione alla regola. Eccoli, eccoli, eccoli. Picchia. No, massacrato. Yeah. Madonna, che calcione. Forse non se lo meritava. Solo se li stordiamo possiamo fare la mossa con... Ah no, bugia. La possiamo fare sempre, ok. Mi sono scordato come si schiva. Ok, con R1. Un massacro. È un fottuto massacro. Io gli sparo. Madonna, ti mitraglio. Dante, Devil May Cry, guardami. Rompiamo anche gli ostacoli. Con quale violenza? Vabbè, è la prima mappa, effettivamente, quindi l'esplorazione è quella che è. Però già stiamo trovando qualcosettina, eh? Stiamo trovando questo edificio, per esempio, non è della missione. È infuso rafforzante, ok, troviamo lo schifo, però è già qualcosa. Qua pozione? Yes. Ormai ho imparato già il gioco. Fatte sotto, fatte. Il combattimento mi piace, sono sincero, eh. Gli action mi sono sempre piaciuti. Poi questi attacchi fighi. Altri nemici in avvicinamento. Qual è il problema? Li sparo. Oh, il mago goblin. Uccidilo. C'ha meno vita effettivamente degli altri. Oh, c'è l'altro, vai l'altro. Yeah. Un massacro. Versione Dante. Vai. Tu, stati zitto, va. Vai. Spacca tutto. Raff, spacca tutto. Clive, spacca tutto. Altra pozione. Basta, questo uso. Spazio dell'inventario insufficiente. La usa automaticamente. Ok. Ci abbiamo anche i ciondoli. Rallenta il tempo prima che un attacco nemico colpisca Clive. Ah, questo è il... Sono i cheat, mi sa. Qua abbiamo le abilità. Possiamo fare qualcosa? 300. Ci abbiamo 107. Mizzega. Che schifo che facciamo. Queste sono le cose base che abbiamo? No, possiamo comprarle. Queste invece? Ah, sono... Bisogna padroneggiarle poi. Ah, quindi le possiamo potenziare. Queste le possiamo comprare allora. Bello l'incantesimo potenziato. Subito. Mi sono messo la spada di fuoco, raga. Siamo invincibili.
sorts. We're trapped. My lord. Ho la spada di fuoco, tranquilli. He's the leader. But we'll have to take care of his followers first. È il leader perché c'è la trombetta. Non possiamo caricare l'incantesimo. Ok, vai. Bellissimo. Beh, mi piacciono le finisher. Oh, oh. Come ti permetti? Sto soggetto qua. Quello mo mi attacca, eh? Via. Bello. L'ho predictato bene. E mo ti becchi l'incantesimo potenziato. Tiè. Oh, oh. Infondiamo l'arma di fuoco. Godo. Ma oh. Ah, ma dura per un attacco, che schifo. Arriva quello grande crosso. Veramente. Oddio. Il mega goblin. Fammi infondere l'arma. Ok, vai. Sbonnalo. Oh, volevo schivare al momento giusto. Ma me la so beccata in testa. Ecco, ah, di nuovo me la so beccata in testa. Massacrato, raga. Olè! Questo l'ho fatto bene. Ok, il morale è distrutto. Spada. Ok, vai. Le fa una schivata perfetta. Oh. No, non è schivata perfetta, perché dovrebbe rallentare il tempo. Oh, soggett. Ok, quando è a terra possiamo fare danni extra, quindi è il momento di fare questo. Tiè. Infatti c'era per 1.5. Penso che i moltiplicatori poi li potremmo aumentare ancora. Beh, c'ha un bel po' di vita sto strunzone. Spada di fuoco. Attenzione, fa attacco supremo. Oi! Aia, aia, aia. Ok. Ah, l'ho fatta a scheda precisa. Quindi era solo nel tutorial che rallentava il tempo. E invece nel combattimento serio non lo rallenta. Via, 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 via. Primo gira. Aia. Via, 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 via. Forza, vacilla, cadi a terra che ti faccio l'attacco incredibile. Madonna, ma le sto beccando tutte in testa le sue mazzate. Yes, su, su, giù. Vai, ragazzi, vai. Spada di fuoco. Ok, e poi l'attacco. Perfetto. Iniziamo a capirci qualcosa. No, no, sta girando di nuovo. Corri, Clive, corri, 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 corri. Non ci raggiungere. Doppia di fila. Bello. Che tristezza, è morto così. Con un colpettino, tiè. Gli abbiamo fatto la buccia al ginocchio. Bracciala. Questo forse non è un cheat. Lo spero. E infatti non ha un'abilità passiva così forte. Non abbiamo un tempo da rispettare, quindi possiamo andare con calma e esplorare quello che c'è da esplorare. Essendo la prima mappa, non è che ci sia così tanta roba. Spara, spara! Oh, possiamo sparare! Oh, 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 vieni qua! This ends now. Forse era meglio farsi sgozzare, goblin. Abbiamo preso un po' più di dimestichezza adesso con i comandi, forza, forza. Cerchiamo di fare meglio di contro il goblin, anche se questo mi sembra un po' più incazzato. La prima schivata l'abbiamo portata a casa, però. Attenzione a sta cosa qua. Vomita, vomita. Ti becchi questo. Ma oh. Massacrato. Tiè, attacco potente. Attenzione, attenzione. Vi siete fatti prendere. Attenzione alla puzza qua. Picchiato, raga. Fate qualcosa, vi prego. Vacillamento. Massacriamolo. Attacco supremo. Tiè. Attacco supremo. Grande attacco.
Qua di fuoco ce la facciamo, Clive. Bravo, tiè. Spara Clive. Oh no. Dove sta andando, mo? Che dobbiamo fare? Oddio. No, mi sta magna, Aiutatemi, ragazzi, aiutatemi. Che cosa stiamo facendo? Cioè, ci sono i quick time? Pazzia. Oddio. Bellissimo. Che figata. Picchialo. Sparatelo, ragazzi. Oh, ok, vai. Spada di fuoco, Clive. Spada di fuoco. Yeah. Pezzo di vomito. Bello. Ho fatto una schivata senza... Che palle. Me la sono meritata. Quando prendiamo danno c'è la, tipo la barra rossa di Monster Hunter, che un pochettino si rigenera. Oh, ma che stai a fa? Aia, era un attacco. Non mi hai preso, Cretino. Mannaggia. Cretino. Non ce la faccio. Torni giù. Torni giù. Una pozioncina me la bevo. Non si sa mai. Para, Clive. Dobbiamo rifare queste cose di prima? Forse sì. Vai, di nuovo. Ah, invece un'altra cosa. Ah, ci sono le schivate stavolta. Ok. Beh, è abbastanza alto comunque il tempo per premere il tasto. È abbastanza semplice. Spero che non siano soltanto quei due tasti. Quindi ho quadrato per attaccare e R1 per schivare. Però ce ne siano degli altri. Anche per rendere la cosa un po' più complicata, diciamo. Questo attacco ad aria. Via. Ok, stornito la prima volta. Fai così. Attenzione che sta rifacendo l'attacco. Esatto, lo impazzisce. Oh. Calmati, bello. Vai. Mo lo stordiamo, lo ammazziamo. Vai, Clive. Perfetto. Raga, massacratelo. Spada di fuoco, Clive. Lo distruggiamo. Attacco con l'icon. Vai. Icon o Acon? Già mi sono scordato. E dai, muori, pezzo di vomito. Ora ti ammazzo stile Dante. Ti sparo, guarda. Molboro ucciso. Dateci tutto, qualsiasi cosa. Che drop ci dai? Altro aumento di livello, perfetto. Drop? Manca uno drop, ma dato. My lord. Thanks. I never thought I'd see it. Not just goblins in Rosaria, but more balls too. Beh, alla fine sono sopravvissuti quelli. Non erano così malvagi. If we don't stop them here, they'll be at our gates before long. We should get moving. We don't want to be caught out here after dark. If we set off now, we can still reach Phoenix Gate before nightfall. Damned blight. Dobbiamo cambiare zona. Porta Fenice, ok. Quindi stiamo raggiungendo Joshua e mio padre. Suddenly, thousands of red eyes. No, wait till you hear this. Wait till you hear this. His lordship draws his sword. The goblin chief runs off screaming straight down on Morbo's gullet. More tales! Drink and be merry, boys. Gratifying to see your student making such a name for himself.
The young lord has a bright future ahead of him. Aye, and one of these nights he may even deign to join us. Father, just a little tired. Well, it has been a long day. They all like Clive, don't they? Aye. Your brother will be a fine shield. We're all very proud of him. Father, why is it that the Dominance is always born into our family? It doesn't seem fair. We cannot live without the blessing of the crystals. And the crystals work their magic through us. You have been blessed, Joshua. Blessed to be a dominant, to wield the power of an icon. Our family has been chosen to share that power with the people. So that is what we must do. Follow me, oil the rolling green meadows. Follow the flames and arise from the shadows. Hear the Rosarian voices that ring. Friends, louder! Sembra proprio di vedere una serie TV comunque, ragazzi, è incredibile. Ma è venuto con noi il cuccioletto. So this is where you've been hiding. What are you doing out here? I didn't see you at the feast. Feasts are the only time shields are allowed to take their ease, and I've never really been one for cakes and ale. It's the vegetables I don't like. I hear you slew a Morbul. All the men were singing your praises. They never used to. When I joined the ranks, everyone thought I was a spoiled little lordling. If I didn't know how to handle a sword, I'd be a laughingstock. The Archduke's firstborn failure. You're the one they really believe in. I'm jealous. That's not true. They don't believe in me. They believe in the power of the Dominant. My brother the Phoenix, ruler over life and death. Isn't fair. It should have been you. I don't have what it takes to lead our people. I don't have the strength. But you do.
Every man has his duty. Ours was decided long ago, when our ancestors chose to instate the dominant as the Archduke of Rosaria. All to ensure that whenever our nation stood on a precipice, the Phoenix would rise from the flames to drag us back from the brink. The fate of Rosaria sits on the dominant shoulders. It is your duty to bear that burden. What about you? I was born to be your shield. That is why I was given the Phoenix's blessing. To keep our future ruler safe, no matter what. However hard it gets, I'll never let you down. Thank you, Clive. I know you'll always take care of me. Before I can do that, you need to take care of yourself. All right? I should go inside. It's past my bedtime. Good night, Torgal. Perché ogni volta che vedo Torgol mi sciolgo? Sta per succedere qualcosa, vero? Supplies from the capital. Controllare cosa c'è dentro, no, eh? Sampling the wares, were you? It's a good job the north is full of enterprising traders keen to keep us in wine. Spare a barrel for the boys and people. What in the? Imbecilli, veramente. Gateway secured, Captain. We proceed as planned. Che vogliono rapire il dominante. Non so se è un'altra nazione o sono ribelli della nostra. Forgive me, my prince. It's me, Wade. You probably don't remember me. I remember. What is it? We're under attack. I don't know who they are, but they've set light to half the castle. I must get you to safety, Your Highness. Very well. I'm ready. Combatte anche Joshua. Bellissimo, già abbiamo la fiammella che ci portiamo appresso. Siamo fortissimi. Io devo ancora capire bene il fatto che, ok, Joshua è il dominante, quindi è quello che poi si trasformerà nell'Icon, come abbiamo visto all'inizio con il titano e la strega dei ghiacci.
E allora Clive, no? Che anche lui è benedetto dalla Fenice, che ha... comunque vediamo che usa i poteri della Fenice. Perché? Nel senso... veramente, perché? Cioè, non mi so spiegare. Se lui è la... se Joshua è la Fenice, perché ha i poteri anche Clive? Dovrebbe essere uno il dominante. Vai Joshua, ti prego, combattiamo. Ah, devo aprire io? Cioè, fai aprire il principe, dovresti aprire tu. Becille. Intruso corazzato, che non ha un nome. Quindi sì, combattiamo. Bellissimo. Guardalo. Ma tu? Ah, ma si stanca. Vabbè, ci sta, un bambino, dai. L'impero. Dobbiamo capire bene i nomi delle casate, ragazzi. Io già non sto capendo niente. Ecco perché ho detto nello scorso episodio che il glossario ci aiuterà molto in questa serie. Altri nemici. Possiamo fare altri attacchi con Joshua? No, non possiamo fare attacchi. Ammazza. Calmati, Joshi. No, ti stanchi. Picchialo. No, non devi saltare. Noi eravamo alleati con l'impero. E adesso ci stanno tradendo. Perché? Perché vogliono dalla loro parte il dominante? No, io non so come funzioni. Io penso che ci sia un dominante per ogni regno. E vogliono averne un secondo, forse? Lo scopriremo. Che sai che fine ha fatto Clive? Tiè, di becchi l'onda energetica. Bravo. Damn it. His wounds are deep. I can save him. Oh sì, il potere della Fenice. Your Highness, don't worry, you're going to be all right. Mica, in combattimento è proprio forte la Fenice. Cioè i soldati che feriti, che mezzi morti, li rianima. È fighissimo. Ah, sono vivi tutti, meno male, va. È il figlio? You rescued the young prince. Well done, Sir Wade. I'm in your debt, soldier. Thank you, Your Grace. We cannot stay here. We should make straight for the rear gate. Un messaggio per la capitale? Omir lost Alan, Tuisa Gelith. May the winds speed you to Rosalith. Vogliono catturare anche mio padre. Che cavolo vogliono? The north gate up ahead. There are chocobos in the stables. Father, take Joshua and get to safety. No, I'm not going without you. You're supposed to be my shield, remember? I remember, which is why I'm going to hold the enemy here while you make your escape. I will order our remaining forces to rally at the gate. Now go. I will do my duty. You must do your duty too. I know. You have to keep Father safe. I'm counting on you.
Joshua. No, per un attimo pensavo mi tradisse. Ho visto davvero troppo Game of Thrones, forse. Vafangapo, va. Vi permettete di toccare la mia famiglia? Ammazza, mi hanno sparato. Olè, ti è piaciuto questo? Ma boh, massacrato. Ma no, violentissimo. E ti sparo. Allora, comandà. Bravo. Tutti massacrati. Impressionante. Nessun prigioniero, anche se tecnicamente non è molto conveniente. Dovremmo interrogare qualcuno. Lo stregone deve crepare all'istante. Ok, chiamata precisa. Chi è il più potente? Vieni qua, vieni. Ma sono dei merdoni, sono. Beccati questo. Chi cavolo è questo, mo? Ah, fa parte proprio del combattimento? E la miseria! Pensavo fosse un filmato. È un boss. Siamo attenti. Porca trota! Che botta! Che palle, io voglio usare le lance, non è giusto. Aia! Bomba suprema. Boom. Yeah. Vedi, noi siamo proprio la Fenice. Cioè, tecnicamente noi dovremmo essere Ifrit, se non sbaglio. Bello. No, dai. L'avevo fatto bene. Non è vero perché mi ha beccato, però. Attenzione a questo. Allora, comandà, dammi una mano. Mannaggia la miseria. Era più forte l'altro soldato. Ma no, uccidilo. Disintegralo. Pezzo di uomo, ha ucciso tutti i miei soldati. Pezzo di schifo. Spada di fuoco. Vai. Ho interrotto. Che cretino. La miseria. Spara. Uccidilo. Madò, che cretino. Massacro Lord Comandà. Sto cretino. Mamma mamma. Lo stiamo massacrando comunque, eh? Spada di fuoco. Spada di fuoco. Tiè. Aia. Oh, fregato stavolta. Questo è brutto. Vecchia. Spara. Chiudilo. Doppio salto. Volevo fare la figata. Mannaggia. Ok. Prima barra andata. Attenzione. Ok, vai. Ah, mannaggia. Non riesco. Voglio prendere la pozione, va. Maledizione. Cestie. Beccati il colpo della Fenice. La spada di fuoco pure. Allora comanda, vuoi attaccare? Mannaggia a te, mannaggia. Vai. Dai che sta morendo. Che succede? La parata. Usa quadrato al momento in cui viene. Quadrato non è il. Ho rallentato il tempo. Con quadrato attacchiamo però. Quindi pariamo anche. Cosa strana. Aia. Oh, ma vuoi morire? Ma hai cagato il... becca di questo. Fatica. Ma non mi droppa niente nessuno. Are you hurt? I'm fine. So, they sent in the dragoons. Imperial vipers. Do they really mean to invade us?
Not yet. Their numbers were too few. They were not here to take the castle. They were here to take heads. Our work is done. We should return to my father. My lord, look. We issued these sashes but yesterday, in Rosalith. If they were already among us, what if there are others? Father and Joshua are in danger. We must hurry. Take your steed. What is that? Iniziano a succedere cose strane. Non toccate il cane. Non mi toccate il cane. Your Grace, is everyone safe? For the moment. We ride for Rosalith to rally our forces. I will need your help to see Joshua safely back to the capital. On you get, Joshua. Father? I'm sorry, Your Grace, but that won't be possible. You are honorless snakes! Run, Joshua! Run! No! Traitors! Your Highness! Run! You must do your duty, too. You have to keep Father safe. I have to. I had to. Risvegliati, Fenice. Massacra tutti. Mi sa che ho ucciso anche gli alleati, però. Ciao Joshua. The Phoenix. Joshua! Lord Murdoch! His Highness! Ah! Joshua! Stop this! He's lost control. I have to do something. I have to save him. No, my lord. Fall back. Sono intelligenti, Chocobo. M'ha salvato. Ah, il mio Chocobo. Joshua, are you in pain? Not now. Come on! You're his shield. Do your duty. Save him.
My lord? L'abbiamo polverizzato, povero Lord Comandante! Che macello sta succedendo? Questa è la scena dell'inizio, forse, il combattimento fra Ifrit e Fenice. Ma perché combattete? Siete fratelli? La nuva sta arrivando! Ah, devo mirare, oh porcaccia di quella. Muori, muori. Devo schivare anche. Via. Beh, non ho schivato benissimo. Ma perché ti ucciderò? Oh, calmatevi. Via. Bella, questa mi è piaciuta invece. Non gli sto facendo un danno, Joshua, fai schifo. La cosa bella è che do la colpa a Joshua e non a me che sto giocando. Sta un po' droppando gli FPS o sbaglio? Ok, schiviamo. Dal Joshua, dal. Spara Josh. Spara, spara. Oh ragazzi, che cosa stiamo vedendo? Io sono troppo occupato a vedere la bellezza di questo combattimento che a giocare, sinceramente. Oddio santo! Madonna ragazzi, ma che cacchio hanno combinato! Devi schivare, Joe! Devi schivare, Pasqua! Dove sta? Non lo vedo! Ok. Mi sta massacrando comunque, eh. Dobbiamo reagire, Joshua, insieme. Spara, 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 spara. Massacralo. Oh, una Gatling su uno. Sì, comunque sta droppando pesantemente di FPS. No, penso che sono filmati, ragazzi. Non riesco a giocare. Penso che siano scene. Aiuto. Dove sta? È sparito. Joshua, non lo vedo più. Eccolo. Eccolo. Sta arrivando Joshi. Joshi. Ma è tuo fratello, Joshi. Madonna, me lo massacriamo.
fino a mo. E tuo fratello, lascialo stare. Mo lo massacriamo. Spara, Joshi, spara. Ma tu. Un massacro. Ho la pioggia di comete di fuoco. Sto scherzando. Oh mio Dio. Ma lo guido io, Joshi? Non sta guidando da solo. Vero. Non capisco niente, Joshi. Scusami. La schippata. Oh, madonna, Joshi, siamo fortissimi insieme. Voglio massacrarlo, mo. Vai, Joshi, Joshi, muoviti, Joshi, spara! Oh mio Dio! L'abbiamo fatta. Come è troppo tardi? Oh, Joshi! Siamo morti insieme? Ma quanto sto godendo! Chi è l'icon migliore? Retino. Io non so che dire. Non ho parole in questo momento. E comunque non ci droppano niente. La gente muore così, poveretta. Fortissimo Joshua. Cioè comunque ci siamo risvegliati insieme, quindi nessuno di due si è mai trasformato. Mi rimangio le parole. Io sono senza parole, completamente. Noi facevamo da spettatore comunque. Lord Comandante? Beh, no. Quite a mess that monster made.
Damned shame about the Phoenix, but can't be helped. Oh, my condolences, Your Grace. Is there aught we can do? Haven't you done enough, Captain? Joshua was my world, and now he is gone. I can only pray there will be a place for me in the world his radiance seeks to create. I see. Your Grace, over here. The rubble must have protected him from the worst of the flames. Shall we take him prisoner? No need for that. Kill him. Ma quanto è brutta, oh. Wait. As my husband never tired of telling me, he is a fine soldier. I'm sure he would make an excellent addition to the Imperial front line. Lei è traditrice, pezza di schifo. All in its right place. Take this one. Nessun testimone per quello che ha detto. Madonna, ragazzi, ma che intrighi ci sono? You're going to be a soldier. Joshua. Benvenuti in Final Fantasy XVI, bene. Torniamo al presente adesso. Welcome back. Sorry. What's our situation? Let's just say Shiva and Titan's little spat hasn't made things any easier. And? It's as you thought. The Crusaders have sounded the retreat. Then we follow. We're down a man, Sergeant. If we return without Shiva's head, our fate will be no different from Beast's. I'll take my chances with the Iron Blood. At least then I might die fighting. After you do, that is. Dying. Not today. Then it's settled. No dying. Now, if you don't mind, we have an army to chase. Bene, Space Gamers. Io direi di chiudere qui questo episodio. Un episodio abbastanza catastrofico in tutti i suoi eventi. Morto nostro padre. Morto Joshua per mano nostra. Ci siamo trasformati insieme, sia Joshua che io. Ma noi, a differenza di Joshua, era come se fossimo degli spettatori all'interno dell'Icon. Dobbiamo capire se nel presente lo possiamo controllare oppure siamo sempre degli spettatori. Cioè magari Clive perde il controllo e Ifrit poi fa quello che vuole, insomma. Da capire questa cosa, molto interessante. La madre traditrice era schierata con l'impero. E dobbiamo anche capire se noi in questo momento stiamo lavorando per l'impero. Ci sono un bel po' di cose da scoprire, ma le scopriremo nel prossimo video. Alla prossima!